partito Christopher Froome, può essere uno dei rivali di Nibali. I quattro moschettieri sono Nibali, Contador, Froome e Quintana. Quintana che non è andato benissimo, più o meno ha perso un minuto rispetto ai leader della corsa. Sta per arrivare il francese campione di Francia Coppel, alto il suo tempo, superiore ai 15 primi e 40 secondi. Jérôme Coppel della Cofidis sta per tagliare il traguardo. A te la parola, Massimiliano. Sì, intanto è partito anche Contador, vero Emanuele? Poi fra poco scende. Sì, scende Contador è partito un minuto prima di Froome, quindi sono lì uno sull'altro, proprio a brevissima distanza, quasi si possono osservare fra un viale e l'altro di Utrecht, questa bellissima città dove il ciclismo è veramente lo sport nazionale, lo sport olandese per eccellenza. È partito anche Arnaud Démare, lui è un velocista francese della Française des Jeux. Dopo Démare partirà l'altro francese Perrault e infine alle 17:17 Vincenzo Nibali. Ma osserveremo Alberto Contador e Christopher Froome come pedaleranno, mentre Cancellara dopo 11 km e 300 metri ha il tempo di 12:33 a occhio e croce. Mi pare difficile, visto che mancano 2 km e 400 metri alla conclusione, che possa battere il 14:56 di Rohan Dennis. Al partito Vincenzo Nibali con la sua tenuta di colore azzurro, la maglia dell'Astana, il numero 1, le 17:17 vedremo lo sviluppo della situazione. Ma torniamo da Davide Boifava. Che cosa si aspetta da questo Nibali, Davide? Ah, io mi attendo un grande tour, lui può benissimo fare il bis, perché ha classe, determinazione, e vedo anche che si sta gestendo molto bene in corsa, perciò sicuramente venderà cara la pelle prima della fine di Parigi. La interrompo, 300 metri alla conclusione per Fabian Cancellara, 14:49 il tempo da battere, 14:56 il tempo scorre inesorabile, probabilmente Fabian Cancellara non ce la farà per questione proprio di secondi, resiste il miglior tempo di Dennis. Fabian Cancellara chiude in 15:03 e sale al terzo posto, perché ha fatto peggio di Martin, che aveva un ritardo di 5 secondi, è di 7 secondi il margine della locomotiva di Berna nei confronti di Dennis. Dunque primo Dennis, secondo Tony Martin, terzo Fabian Cancellara. Ma adesso concentriamoci su Alberto Contador, Christopher Froome e Vincenzo Nibali, che sono in piena corsa sulle strade di Utrecht. Primo tempo di riferimento ai 7 km, più o meno a metà gara. Dennis aveva concluso con 45:04 di velocità, con il tempo di 14:56, e poi il miglior tempo al primo intermedio lo aveva stabilito l'olandese Van Emden, lasciando a un secondo Dennis, che poi ha recuperato nella seconda fase, a 2 secondi Dumoulin, a 2 secondi Cancellara, a 4 secondi Tony Martin. Nel frattempo Cancellara, distrutto dalla fatica, si è messo a terra, si toglie gli scarpini, risponde non particolarmente soddisfatto alle domande dei giornalisti. Intanto in azione anche Jean-Christophe Perrault, il giovane francese della AGE d'Air, la Mondiale. Anche Thibaut Pinot ha tutto sommato gestito abbastanza bene la sua corsa, perché il suo ritardo è nell'ordine dei 45 secondi nei confronti di Dennis. Adesso sarà interessante vedere i tempi di percorrenza di Alberto Contador, di Christopher Froome e di Vincenzo Nibali, ma mancano ancora diversi chilometri al tempo intermedio. Christopher Froome è 31esimo in questo momento, con un ritardo di 16 secondi al punto intermedio dopo 7 chilometri. Un distacco, Davide Boifava, abbastanza pesante, perché 30 secondi dopo 7 chilometri sono la testimonianza che forse Froome non ha tanta benzina. È un bel campanello d'allarme, anche se sono pochi chilometri, però è tanto il tempo che sta prendendo, come ha detto lei, di conseguenza speriamo che sia sempre così, perché così abbiamo un avversario in meno certamente, anche perché poi lui credo che il pavé lo ami in maniera poco particolare, perché lo scorso anno è caduto in continuazione. Va Davide? Sì, esatto, ha un sistema di pedalata molto molto particolare, anche in salita è difficile interpretare come fa lui, però fino adesso ha avuto ragione lui, ha vinto un tour, l'anno scorso si è ritirato alla quinta tappa, adesso ha detto che è in forma smagliante, vediamo questa settimana
però la vedo dura per lui il pavello, quella posizione che ha in bicicletta, la vedo certamente molto dura. E dopo 7 km accusare già 30 secondi non è il massimo. Viceversa, mi pare, Davide, che tanto Contador quanto Nibali abbiano una caratteristica diversa rispetto a Froome e a Quintana. Sanno inventare. Nibali lo scorso anno si è inventato la tappa di Sheffield, sul pavé è andato benissimo, in salita ha vinto, in discesa ha guadagnato qualcosa. Insomma, sono corridori imprevedibili. Viva l'imprevedibilità! Non mi piacciono quelli al computer con Armstrong che poi combinavano pasticci ed erano dei cialtroni. Sono d'accordo con lei. Hanno inventiva, creano suspense, e è vero per il pubblico perché creano lo spettacolo tutti i giorni e sono imprevedibili, questi sono i veri campioni. Tanto sta arrivando Purito Rodriguez, ma il suo ritardo è pesantissimo, siamo nell'ordine dei 2 minuti, 1 minuto e 45, nei confronti di Dennis, ma naturalmente Rodriguez non è Castrovejo, che è uno capace di viaggiare abbastanza bene a cronometro. Adesso però sarà interessante valutare il tempo di Vincenzo Nibali all'intermedio per valutarlo insieme a quello di Christopher Froome. Nel frattempo Valverde si sta avvicinando al traguardo, Alejandro Valverde, capitano della Movistar, la squadra di Maluri, che per il momento è in 8ª posizione in classifica generale. Sta arrivando Valverde, è alto però il suo tempo, è già dietro i primi 9 corridori, 14:56 il tempo da battere, siamo nell'ordine dei 15 primi e 30 secondi per Alejandro Valverde, che non è poi proprio uno specialista. Il ritardo di Valverde 15:40, vediamo come si classificherà oltre la 25esima posizione, è 35esimo con un ritardo pesante, 39esimo e lo scarto non viene ancora comunicato, 56 secondi, ha perso quasi un minuto Valverde, Davide. Sì, Valverde è un grande campione, però non lo vedo, lo vedo un buon protagonista al tour ma non un vincitore finale. Lui è un uomo da quota classica, è un grande personaggio, sicuramente sta facendo una bellissima carriera, però diciamo che ci sta anche questo distacco, ci sta anche perché non è il mio specialista. Intanto sta per arrivare Alberto Contador, ultime pedalate per il campione di Oviedo, però il suo tempo è già alto, è oltre il 15:30, dunque più di 35 secondi di ritardo nei confronti di Dennis. Spinge sui pedali Contador, si alza, pedala al centro della carreggiata ma è oltre la 20esima posizione, quindi neanche Alberto Contador è andato benissimo, oltre la 39esima posizione. Fra poco vi darò il tempo preciso, il tempo esatto di Alberto Contador, che chiude in 15:54, più o meno sulla stessa linea di Valverde, 57 secondi di ritardo. Non benissimo Contador, Davide Boifava. Diciamo che è andato piano, non è più a cronometro, diciamo non è più il Contador di una volta neanche lui, perché il Contador di una volta, mi ricordo, a cronometro andava molto meglio. E questo qua lo manifesto oggi, che in 13 chilometri ha beccato un minuto. Beccato un minuto è tantissimo, è tanto. Sta arrivando anche Christopher Froome, ma è già alto il suo ritardo. Anche lui più o meno si posizionerà dalle parti di Valverde e di Contador. Evidentemente la specializzazione sta minando le forze di questi campioni. 40esimo posto per Chris Froome, che chiude con 50 secondi di ritardo in 38esima posizione. E adesso concentrati su Nibali. Secondo lei, Boifava, come andrà Nibali? Nel frattempo grandi applausi e grandi abbracci per Rohan Dennis, che ha vinto la cronometro inaugurale dell'edizione 102 del Tour de France e che sarà la prima maglia gialla di questa edizione. Forza Nibali, ultimi chilometri. Vedendo pedalare così mi sembra che stia andando molto bene e auguriamoci che abbia a far meglio dei suoi diretti rivali, anche per questione di morale, questione anche di testa, e questo sarebbe un buon viatico per la partenza.
anche perché poi c'è questa tappa diciamo sul pavé che tecnicamente sembra favorevole a Vincenzo Nibali, che mai aveva assaggiato le listelle del pavé, ma che lo scorso anno in pratica è lì che ha costruito la sua vittoria. Sta per arrivare De Mar, ma De Mar è uno specialista della velocità, è una specie di pistar, superiore ai 16 minuti, il suo tempo, quindi paga più di un minuto e siamo oltre la 70esima posizione per De Mar, il capitano della Française des Jeux, che chiude con un ritardo di 1 e 12. Dopo De Mar arriverà Juan Christophe Perrault e poi Nibali, che pedala al centro della carreggiata. Sono 20 le curve disegnate da questo percorso gremito di folla sino all'inverosibile, non ci sta neppure uno spillo in tutta Utrecht. Sta per arrivare Jean Christophe Perrault, ma naturalmente l'attesa è tutta per Vincenzo Nibali. Da battere il 14.56, il tempo di Rohan Dennis. Però si classifica oltre la quarantesima posizione, perché siamo su 15.45 e deve ancora concludere la sua prova il corridore francese. Vediamo un po' il suo scarto, più o meno nell'ordine del minuto per Jean Christophe Perrault, un minuto esatto, anzi 59.03 arrotondato per Perrault. Più o meno sono andati tutti sulla stessa linea i favoriti. Nel frattempo attenzione, perché sta per arrivare Vincenzo Nibali, 15.08 il suo tempo, naturalmente non potrà avvicinarsi a quello di Dennis che ha vinto la cronometro individuale. Mancano 400 metri alla conclusione per Vincenzo Nibali, che spinge sui pedali, 15.20, passa inesorabile il tempo. In questo momento Nibali è in decima posizione, ma secondo me a occhio dovrebbe aver fatto leggermente meglio dei suoi rivali Contador, Froome e Valverde. Vediamo un po' come si classifica Vincenzo Nibali, 15.35, 15.37, 15.38, chiude Nibali con 43 secondi di ritardo rispetto a Dennis, e dunque Boipaba ha rosicchiato quei 15 secondi che più o meno avevamo indicato fossero alla sua portata. Davide? Ma io direi che è molto importante, anche se non è un grande distacco, però psicologicamente lui sa che ha battuto i suoi rivali, e questo è la sentenza che è un tour che verrà, se lo giocheranno in salita. L'australiano Dennis ha vinto la cronometro individuale attorno a Utrecht, che inaugurava l'edizione numero 102 del Tour de France. Il nostro al secondo posto Tony Martin, staccato di 5 secondi, poi Fabiana Cancellara a 6 secondi, Dumoulin a 8 secondi, Van Emden a 15 secondi, Castrofeo a 23 secondi, Brandl a 23 secondi, Malori a 29 secondi, primo degli italiani, poi Kelderman e Cummings. Ma sono una quindicina i secondi di vantaggio accumulati da Nibali nei confronti di Contador, Froome, Valverde. È tutto grazie all'assistenza tecnica e alla collaborazione preziosa del nostro tecnico Daniele Di Noia. Restituiamo la linea ai nostri studi dal Tour de France. L'appuntamento è a domani. Qui Utrecht, a voi Roma.